Buongiorno, iniziamo oggi con questa prima lezione sui mosaici siciliani di età normanna. Oggi la nostra attenzione sarà dedicata alla chiesa palermitana di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta la Martorana, ai mosaici del Duomo di Cefalù e a quelli del Duomo di Milano. Il primo personaggio che incontriamo e che vedete nel mosaico è Ruggero II. Ruggero II è stato il sovrano normanno più importante in Sicilia della dinastia Altavilla. Figlio del conquistatore della Sicilia, Ruggero I, Ruggero II ha strutturato lo Stato, ha riconvertito gran parte della popolazione che durante la conquista e l'occupazione araba si era convertita all'Islam. Ha dato nuova struttura organizzativa e ha proposto anche e costruito, ha aiutato a costruire una cultura di tipo sincretistico estremamente interessante e che noi possiamo verificare nelle opere che non a caso vengono definite arabo-normanne del periodo che l'ha visto come sovrano. Uno degli edifici che rientrano a pieno titolo nell'itinerario arabo-normanno di Sicilia è la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, voluta dal consigliere principale di Ruggero II, un siriano cristiano e di lingua araba che si chiamava Giorgio d'Antiochia. La chiesa che Giorgio d'Antiochia si fa costruire per sé e per la propria famiglia come luogo anche di sepoltura, è oggi collocata in Piazza Bellini e quello che vedete è l'esterno, il lato esterno dell'edificio. La chiesa originale del XII secolo è riconoscibile nelle strutture a sinistra, in questi muri severi e alti di tradizione costruttiva normanna, ingentiliti dagli archi a rincasso, questi invece di tradizione araba. Già qui vediamo come architetti e costruttori di formazione di cultura diversa collaborino molto precocemente nella Sicilia normanna. Anche la cupola con il tiburio che la racchiude conserva e propone elementi di linguaggio arabo e di linguaggio architettonico normanno insieme. Sempre della prima fase di costruzione dell'edificio è anche la torre campanaria che vedete sulla destra. Al XII secolo risalgono i primi due livelli, mentre quelli successivi, più articolati in alto, sono invece da ricondurre al secolo almeno XIII e inizio XIV. Resta la grande porzione centrale di gusto tardo barocco, che è stata aggiunta al complesso monumentale nel corso dei primi anni del 1700, costruzione che ha portato a termine, ha concluso un notevole rinnovamento delle strutture del monumento. All'interno, l'elemento che più colpisce il visitatore è naturalmente rappresentato dal ciclo di mosaici che è stato disteso e ricopre interamente le volte della chiesa bizantina. Il ciclo è davvero considerevole e di grande bellezza, direi proprio di stupefacente bellezza. Ed è stato realizzato sicuramente da maestranze di provenienza orientale, bizantina, probabilmente chiamate, anzi sicuramente chiamate dallo stesso committente Giorgio d'Antiochia, l'unico che in quel momento, siamo nel quarto decennio del XII secolo, potesse avere rapporti significativi con maestranze colte provenienti dall'area orientale del Mediterraneo e forse dalla stessa Siria. E quindi sulla scorta di questa considerazione, che in anni recenti è stata rivista anche la datazione della costruzione dell'edificio e della sua decorazione. A lungo, infatti, si era ritenuto che
la chiesa fosse stata costruita e decorata nel corso del sesto decennio del 1100, poco prima della morte dello stesso committente, che è avvenuta nel 1151. Se così fosse, i mosaici che rivestono la cappella di Giorgio d'Antiochia sarebbero successivi quindi ai mosaici della Cappella Palatina e a quelli di Cefalù. In realtà, studi recenti e dal mio punto di vista largamente condivisibili anche per le giustificazioni di tipo documentario che portano, ritengono e suggeriscono che la datazione vada molto anticipata e addirittura si pensa che questi mosaici siano stati la prima testimonianza di una cultura figurativa bizantina a Palermo, portata avanti e realizzata da maestranze bizantine che poi hanno formato e costruito intorno a sé una scuola e delle botteghe locali che ne hanno raccolto e continuato l'esempio e il modello. Vediamo un po' com'è la struttura originale e qual è la struttura anche attuale dell'edificio. La chiesa antica è quella che vi mostro con questo tracciato più scuro e come potete vedere ha la forma tradizionale degli edifici bizantini a pianta centrale con una struttura a croce greca iscritta in un quadrato. Le quattro colonne che vedete sostenere la cupola qualificano anche lo spazio dinamico all'interno dell'edificio. Tre absidi chiudevano la zona del santuario. L'abside centrale doveva riportare mosaici con la raffigurazione della Vergine, forse di una Vergine o di Ghitria. Purtroppo non abbiamo una conoscenza esatta di questa immagine perché nel corso del XVI secolo l'abside centrale è stato demolito per dare spazio ad un abside più allungato e ad una zona presbiteriale più estesa. Ma non è stata questa l'unica trasformazione che ha subito la chiesa. Ma tornando indietro nel tempo, infatti, dopo la morte di Giorgio d'Antiochia, piccolo edificio, ma significativo edificio voluto da lui, era stato aggiunto infatti un artece, cioè un portico d'accesso, secondo una tradizione molto diffusa nell'Europa e non solo medievale. Davanti a questo portico d'accesso, che immaginiamo corrispondere alla zona numero 2, era stato anche realizzato un quadriportico, cioè un cortile porticato, che aiutava a congiungere la zona della torre campanaria, che costituiva anche e costituisce ancora oggi l'accesso al monumento, con l'ingresso vero e proprio alla chiesa. Ora, tutta questa parte del nartece e della quadriportico medievale sono stati completamente rivoluzionati quando le abbadesse del monastero benedettino adiacente alla chiesa, alla quale la chiesa dell'ammiraglio era stata ceduta nel corso del 1400, decidono queste abbadesse di trasformare il quadriportico in una zona chiusa, adiacente, connessa allo spazio religioso, sopra la quale strutturare il coro, dal quale le monache di clausura avrebbero potuto assistere alle cerimonie liturgiche. Ora, proprio questo monastero, che era stato fondato da un nobile siciliano, che si chiamava Martorana, appunto, ha dato il nome, dopo l'annessione al monastero della Chiesa, alla Chiesa stessa, che oggi è nota come Chiesa della Martorana, appunto, e anche ad un'altra elemento tipico della tradizione siciliana, che è quello della frutta realizzata con
la pasta di mandorle con la pasta reale. Infatti, secondo la tradizione, furono proprio le monache che abitavano nel monastero adiacente a questa chiesa a produrle per prime, quindi ecco perché questo nome è conosciuto anche largamente al di là, insomma, della insorgenza monumentale. La forma dell'edificio originale corrisponde a quello che già i romani chiamavano quincunx, e cioè è una struttura a pianta centrale, come vedete, che in qualche modo rievoca la forma lato del dado sul quale è riportato il numero 5. E questa struttura articolata all'interno ha come baricentro la cupola dalla quale si innesta anche tutto il processo iconografico che caratterizza l'interno dell'edificio. Ma prima di arrivare ai mosaici che rivestono le cupole, la cupola e le crociere, gli arconi della chiesa, è bene osservare insieme due mosaici che erano stati collocati all'esterno della chiesa e che oggi probabilmente, non sappiamo bene in che epoca, sicuramente dopo la seconda metà del 1500, sono stati collocati a latere dell'atrio d'ingresso. Si tratta in questo caso del mosaico che rappresenta Gesù, il Cristo, che incorona Ruggero II. È un mosaico voluto sicuramente da Giorgio d'Antioquia ed è un mosaico che ha un profondo significato di natura politica. Noi possiamo, come prima cosa, occuparci degli aspetti formali del mosaico che poi ritroveremo anche nel resto dell'edificio. E quindi ritroviamo l'appiattimento formale delle figure legato ad un trasferimento metafisico dell'immagine rappresentata in un contesto che quindi non è quello terreno e non necessita di una rappresentazione di tipo naturalistico. Del resto, le tessere dorate dello sfondo alludono proprio ad una dimensione metafisica e ultraterrena. E di fatto questa immagine, che ha un significato esclusivamente simbolico, è voluta da Giorgio per ribadire non solo la propria devozione al sovrano, ma soprattutto per sottrarre la figura di Ruggero II a una nota di biasimo e di rifiuto che poteva essere avanzata nei confronti della sua sovranità. Infatti, Giovane Ruggero II era stato incoronato re di Sicilia nel 1130, non in un momento molto difficile per la Chiesa, in uno dei tanti mo momenti di scisma interno alla Chiesa, non dal delegato di quello che poi sarebbe diventato l'unico Papa, ma dal delegato di quello che in quel momento era un secondo Papa e che sarebbe stato giudicato dagli Apocrifi, quindi un antipapa. L'incoronazione di Ruggero quindi poteva essere in qualche modo rifiutata o contestata perché non ottenuta con il beneplacito del papa ufficiale. E il fatto di rappresentare quindi l'incoronazione di Ruggero come non delegata al rappresentante terreno del Cristo, ma addirittura assunta dal Cristo stesso, sta a ribadire che Ruggero aveva tutto il diritto di governare la Sicilia ed era anche, come dire, il sovrano al quale la stessa autorità divina guardava con particolari favori. L'altro simmetrico mosaico che qui tra l'altro ci appare con una cromia più vicina al mosaico originale, la precedente purtroppo spesso avviene nelle riproduzioni, non è del tutto corrispondente alla luminosità del mosaico originale. Comunque, questo secondo mosaico, che era simmetrico al precedente, rappresenta invece la Vergine che tiene in mano un lungo cartiglio, il Cristo benedicente in alto a destra, e un
uno strano personaggio prostrato ai piedi della Vergine. Bene, il personaggio prostrato è lo stesso committente del monumento. Si tratta infatti del ritratto di Giorgio d'Antiochia, rappresentato secondo una. O meglio, mentre assume un gesto che apparteneva tipicamente al cerimoniale della corte imperiale romana e che viene quindi trasferito dal piano del cerimoniale laico al piano della devozione religiosa. È infatti il gesto della proskenesis che veniva praticata dai rappresentanti delle regioni e delle province sottomesse davanti all'imperatore. Quindi Giorgio si prostra davanti alla Vergine, la quale tiene in mano un lungo cartiglio nel quale sono indicate i motivi di benevolenza nei confronti di Giorgio. È un caso rarissimo questo che la Vergine o comunque un personaggio divino, tenga in mano una preghiera rivolta specificatamente a un individuo, e questo ci dice molto anche della alta considerazione di sé che aveva Giorgio. Maria è vestita con i due colori tradizionali, il blu e il porpora, che fanno riferimento alla natura, terrena e divina, della stessa Vergine. Il porpora, vi ricordo, era il colore riservato alla corte imperiale e quindi già nei primi secoli del cristianesimo il color porpora viene attribuito alle figure divine come immagine di potere sovrano e universale. A proposito del gesto della proskenesis, non è l'unico caso cui questo gesto appare. Qui siamo in Santa Sofia ad Istanbul, a Costantinopoli, e quello che vedete è il Cristo in trono, davanti al quale si prostra nel gesto appunto della proskenesis un imperatore. Non sappiamo bene se Basilio I o Leone VI, quello che è certo è che il mosaico risale al IX secolo d.C., quindi è ben precedente quello della Martorana. Il gesto della proskenesis lo ritroviamo in un contesto ben più alto, come dire, ben più dottrinalmente significativo, all'interno della cupola della chiesa della Martorana. Infatti, in proskenesis, vedete, con le mani ricoperte dal drappo in senso di rispetto, troviamo quattro angeli che circondano la figura del Cristo benedicente in trono. Questa figura del Cristo domina tutta la, non solo fisicamente la cupola e quindi tutto l'ambiente che, come dicevamo, in modo fluido e dinamico è percepito al di sotto della cupola, ma è anche da un punto di vista dottrinale dominante tutto lo schema compositivo iconografico della cupola e delle decorazioni delle pareti sottostanti. È come se i mosaicisti, in questo seguono una tradizione tipicamente orientale bizantina da secoli ormai proposta, conducessero l'osservatore, il devoto, in un cammino che va dal cielo, rappresentato non solo simbolicamente dalla cupola, verso la terra. Quindi si parte con l'immagine centrale del Cristo benedicente, sovrano universale, coeterno al Padre, per scendere alle gerarchie angeliche, e man mano che ci si avvicina dal cielo verso la terra, sì, sono rappresentate le figure che fungono da o hanno avuto la funzione di mediare tra il cielo e la terra. E quindi subito sotto all'imposta della cupola abbiamo la rappresentazione dei profeti che nell'Antico Testamento hanno annunciato, profetizzato la venuta del Cristo sulla terra, e nelle nicchie angolari di raccordo tra la cupola rotonda e la struttura quadrata della
chiesa sottostante, della porzione della chiesa sottostante. Queste nicchie a rincasso sono di tradizione architettonica araba. Ecco, dicevo, in queste nicchie sono collocate la rappresentazione dei quattro evangelisti. Quindi, man mano, dall'universo eterno del Cristo e divino, si scende verso la concretezza della Chiesa terrena, che infatti è rappresentata e testimoniata dagli apostoli e dai santi della Chiesa terrena, che sono rappresentati sotto gli arconi e negli intradossi degli archi. La cosa interessante è che la forma e l'aspetto delle figure rappresentate dai mosaicisti segue delle regole di rapporto proporzionale molto precise. Questo è un aspetto che ha guidato gli studiosi e ha consentito di anticipare anche molto la datazione di questa chiesa e dei suoi mosaici, perché nella tradizione bizantina il rapporto non solo di collocazione, ma d'aspetto, di forma, tra la figura e l'architettura era rigidamente stabilito e normato. E nel caso della Chiesa della Martorana, le figure dei santi coprono con grande esattezza e con grande rispetto dei rapporti proporzionali le strutture architettoniche dell'edificio. Non sarà così altrove, non sarà così là dove, come vedremo, i mosaicisti bizantini di formazione hanno dovuto adattare le proprie figure a misure architettoniche che non erano quelle della tradizione bizantina, perché derivate da tradizioni occidentali, se non addirittura normanne, è il caso, per esempio, del Duomo di Cefalù. Ecco qui, vedete bene, in particolare due santi rilevanti della tradizione orientale e non solo, cioè San Paolo e San Giacomo. La loro struttura compositiva corrisponde esattamente ad analoghe raffigurazioni che possiamo trovare in altri edifici contemporanei di poco precedenti, sia nel Mediterraneo orientale sia in Grecia. Ma naturalmente, essendo la chiesa dedicata a Maria, grande spazio era riservato all'interno della decorazione a mosaico alla narrazione degli episodi salienti della vita della Vergine. E in particolare si fa riferimento nell'edificio alle feste liturgiche dell'anno che rievocano momenti particolari della vicenda della Vergine. Su questo arcone trasversale vedete rappresentate da una parte a sinistra la Natività del Cristo e sulla destra la cosiddetta Dormitio Virginis, cioè il momento che noi definiamo della morte di Maria, e che nel mondo occidentale verrà più tradizionalmente rappresentato con l'ascensione della Vergine. Nella tradizione bizantina, invece, il momento del passaggio di Maria dalla vita alla morte viene rappresentato in questo modo, con Maria che dorme sul suo letto di malattia e di vecchiaia, con il figlio che viene a raccoglierle l'anima. Ora, proprio a proposito della piccola anima di Maria che vedete tra le braccia del figlio, vi faccio notare dei particolari interessanti che sono stati studiati con attenzione dai mosaicisti per mettere in relazione l'episodio della Natività con quello della morte della Vergine, che ha evidentemente un significato simbolico. In particolare, la rappresentazione dell'animula di Maria, vedete, ha una forte connessione visiva con l'immagine del bambino. In entrambi i casi sono avvolti strettamente in bende a evocare proprio la fase di passaggio. Non a caso molti riconducono questa particolare forma di bendaggio all'immagine di Lazzaro dopo la sua resurrezione. È evidente il significato simbolico che tutto questo ha.
Ma insomma, osservando più da vicino l'episodio della Natività, pur nella sintesi degli elementi compositivi, legata allo scarso spazio che l'arcone concedeva, ritroviamo molti degli elementi che saranno caratteristici della, Natività, che erano anzi caratteristici della Natività bizantina. Li osserviamo velocemente, ma poi penso di dedicare una lezione intera a questo tema. Abbiamo quindi il bambino avvolto nelle bende per evocare il sacrificio a cui sarà sottoposto, la sua mangiatoia è un sarcofago, abbiamo il bue asinello, il cui significato, insomma, richiede un pochino di tempo di definizione, quindi lo rimando ad un altro momento, ma vedete in alto la stella. È rappresentata secondo l'immagine convenzionale che si era venuta definendo nel corso del X secolo, e cioè una stella racchiusa in un cerchio, a volte un semicerchio, all'interno del quale la luce passa dal blu intenso della luce increata di Dio fino ad arrivare al bianco della luce naturale del sole. Poi abbiamo i tre angeli che rappresentano la Trinità e un quarto angelo che rivolge l'invito ai pastori, uno anziano e uno giovane, a rappresentare i due popoli che confluiscono nel cristianesimo, e cioè gli ebrei e i pagani. E infine, in basso, un San Giuseppe, un po' imbronciato, vedremo perché, che volta le spalle alla Vergine, se non imbronciato, forse potremmo dire meglio pensieroso. Infine, il battesimo del bambino che avviene in una strana vasca battesimale che non a caso rievoca il calice del sacrificio. E infine, ecco la nostra Vergine distesa sul letto puerperale davanti alla grande grotta che si apre nel colle messianico. Ancora i due apostoli Paolo e Giacomo che abbiamo visto in precedenza, vedete che rispetto alle raffigurazioni di Ruggero II e del Cristo che abbiamo visto prima, qui i mosaicisti operano uno sforzo di maggiore definizione naturalistica delle figure, anche se il panneggio e la definizione anatomica è naturalmente di tipo molto grafico. Interessante il fatto che la figura di San Paolo sia fra tutte quelle dei santi rappresentati quella che ha maggiori caratteristiche di tipo fisionomico, e questo è un elemento che caratterizza sempre la rappresentazione di Paolo nei cicli di mosaici e di affreschi e di icone antiche. Evidentemente c'è un retaggio di memoria relativa all'aspetto del santo che ha avuto una forte presa sugli artisti e sulla. Passiamo adesso al nuovo monumento che vorrei osservare con voi oggi, cioè il grandioso e spettacolare Duomo di Cefalù. Il Duomo di Cefalù è un edificio di grande spettacolarità e, come potete vedere, con le due torri in facciata che sono di diretta ascendenza normanna, ma più in generale proprio Cefalù ad essere un luogo di grandissimo fascino. Ecco, questa è una delle vedute che si possono scorgere arrivando verso Cefalù da Palermo. Come vedete, la massa compatta e forte architettonica del Duomo si staglia a confronto con una massa ancora più incombente, ancora più impressionante che quella della grande rupe che domina la città. Ecco ancora un'altra visione. Indubbiamente il Duomo è l'elemento di coordinazione spaziale della cittadina ancora oggi, malgrado insomma il dilatarsi dell'abitato al di fuori della cerchia antica, il Duomo è comunque l'elemento di raccordo visivo, fisico e geografico di questo spazio. Il Duomo di Cefalù viene fondato per volontà di Ruggero II, c'è una leggenda ovviamente affascinante ma destituita di ogni fondamento che vuole che Ruggero, salvatosi da un naufragio davanti alle coste di Cefalù,
abbia proprio nel momento della salvezza all'approdo deciso di costruire un edificio religioso importante in quel punto. In realtà i motivi di questa costruzione sono da ricondurre a motivi, come dire, di affermazione personale del sovrano in contrapposizione probabilmente con il vescovo palermitano. Infatti, non a caso, il Duomo di Cefalù sarà costruito in vista della fondazione di una nuova diocesi e sarà affidato dal sovrano per la liturgia a monaci agostiniani lateranensi. Come vedete, l'edificio che viene edificato a partire dal IV decennio del 1100 è caratterizzato dalla presenza di due torri campanarie in facciata. Questa presenza è da ricondurre sicuramente a una tradizione architettonica nordica, normanna, quella del Festferk, che in molti luoghi del nord della Francia, nella Francia, come il caso di questa cattedrale, è ancora oggi riconoscibile. Il Festferk in qualche modo rievoca la forza e la potenza dell'architettura nordica modellata sulle strutture militari e di fortificazione. È proprio la forza muraria di tradizione normanna è uno degli elementi che continua ancora oggi a colpire chi osserva il grande Duomo di Cefalù. Il portico che vedete in facciata poi è stato aggiunto in epoca rinascimentale, ma molto evidenti le tracce della contaminazione di culture diverse fra i cantieri costruttivi, nei cantieri costruttivi dell'edificio. Infatti, se da una parte abbiamo visto è forte, dominante la componente occidentale nordica nell'architettura, questi archi incrociati e la struttura del grande arco che chiude il finestrone ci rinviano, invece, ci rimandano a maestranze di tradizione araba. Così come a maestranze, a una cultura di tradizione araba, rinvia il fianco laterale di edificio con queste ghiere a rincasso intorno alle finestre, ai finestroni delle navate laterali. Osservando dall'alto il nostro Duomo, possiamo non solo riconoscerle la grande possenza architettonica, le straordinarie dimensioni, ma possiamo osservare anche con grande facilità che diverse sono state le fasi di costruzione di questo edificio e tra loro non sempre coerenti. In particolare mi riferisco alla struttura del transetto che vedete nel lato sinistro dell'immagine è ricoperto da una volta a botte, mentre sia la zona centrale, quello del bima, sia la parte laterale destra sono coperte con tetti a spioventi. Allo stesso modo colpisce molto il fatto che dislivelli diversi caratterizzino i tetti della zona dell'allungato presbiterio e della navata principale, la quale è stata sicuramente conclusa e anche forse frettolosamente in epoca successiva rispetto al corpo principale, quello del santuario dell'edificio. Questo, la presenza di livelli diversi dei tetti compromette o ha compromesso una chiara leggibilità delle strutture degli archi trionfali interni all'edificio. Noi abbiamo la consapevolezza di questo fatto perché non succederà la stessa cosa nel Duomo di Monreale. Staranno ben attenti i costruttori ad evitare questi scompensi legati proprio a fasi diverse di costruzione. Come potete vedere, all'interno l'edificio è stato riportato all'inizio del Novecento, alle condizioni presunte di
semplificazione, di rigore originale. Probabilmente le intenzioni del sovrano erano quelle di rivestire tutte le pareti dell'edificio di mosaici, ma questo non è avvenuto. Probabilmente il sovrano è stato distratto dal progetto della Cappella Palatina, avrà convogliato lì forse le forze più importanti. Quello che è certo è che ciclo di mosaici che doveva rivestire il Duomo si è fermato alla zona absidale estrema, anche se dire, la complessità e l'articolazione dei mosaici resta comunque notevole. Ecco, questa è la pianta dell'edificio, che quindi è un edificio a struttura longitudinale che innesta però su un corpo, diciamo così, occidentale, quello della navata centrale e delle torri di facciata, una struttura presbiteriale invece ancora di tradizione bizantina, con un profondo presbiterio, le due, la protesi e il diaconicon, che sono elementi appartenenti all'architettura bizantina tradizionale, sono gli spazi nei quali presbiteri e diaconi conservavano gli arredi e le offerte per la liturgia, e davanti a questa zona del santuario vero e proprio un corpo trasverso che può essere assimilato al titolo degli edifici bizantini. Ecco, qui vediamo più da vicino la parte presbiteriale dell'edificio, solo l'abside, il catino absidale e la prima campata del presbiterio sono rivestiti da mosaici antichi. Il resto è stato decorato con stucchi e decorazioni di tipo barocco in epoca molto successiva. Ecco, di nuovo vediamo meglio la struttura di decorazione mosaicata a Cefalù, è dominata, come noto, dalla figura del grande Pantocrator collocato nel catino absidale. Davanti al Pantocrator, nella prima campata, una celebrazione del Cristo realizzata dalle gerarchie angeliche che ne cantano eternamente la gloria, mentre al di sotto della figura del Pantocrator viene dispiegata in fasce gerarchicamente successive la rappresentazione del rapporto tra cielo e terra che già avevamo visto nella cappella della Martorana, e cioè una fascia nella quale è centrale la figura della Vergine con gerarchie angeliche e sotto la Chiesa terrena rappresentata dai Santi. Ma ecco, veniamo alla grande figura del Cristo Pantocratore di Cefalù, che domina, come abbiamo visto, l'edificio e costituisce il motivo di interesse principale da parte del visitatore, dell'osservatore. Ora, il Cristo, con i lunghi capelli appoggiati sulle spalle, vestito dei due colori che tradizionalmente lo contraddistinguono, cioè il blu a rappresentare la sua natura terrena e il porpora a rappresentare la sua natura divina, regge da una parte il libro con il quale indica che lui è la luce che deve essere seguita per la salvezza, e con l'altro, un gesto molto complesso, benedicente, allude anche ad altri elementi del dogma cristiano particolarmente rilevanti e necessari. Infatti, come vedete, con tre dita indica la Trinità e con le altre due indica la sua doppia natura divina e umana. Questa immagine del Pantocratore, realizzata
intorno al 1140, è una grande novità nel contesto della decorazione di tradizione bizantina. Anzi, potremmo addirittura spingerci a dire che nessun mosaicista bizantino mai avrebbe immaginato di realizzare questa raffigurazione. Infatti, la figura del Cristo benedicente, del Cristo pantocratore, era destinata tradizionalmente alla cupola, mentre nel catino absidale dell'edificio religioso, altrettanto tradizionalmente, era collocata la rappresentazione della Mater Feu, cioè di Maria. Perché in questo caso invece il grande, enorme Cristo Pantocratore, che occupa davvero quasi 2/3 del catino absidale, viene collocato lì, in quella posizione? Beh, la risposta più banale potrebbe essere: nel Duomo di Cefalù non c'è cupola. Ma naturalmente questo non ci basta, e dobbiamo invece probabilmente ricondurre alla volontà del sovrano la decisione di realizzare questo megalo pantocrator, nel quale in qualche misura il sovrano si vuole proiettare e dal quale il sovrano fa discendere il proprio potere, come se imponesse Ruggero II con questa immagine a tutti i suoi sudditi che devotamente si sarebbero raccolti davanti ad essere un suggerimento di quale tipo di devozione dovrebbe essere anche riconosciuta nei suoi confronti. Adesso, senza spingerci ad affermare che questa iconografia è un'iconografia di contenuto politico, sicuramente è un'iconografia nella quale la volontà del sovrano è ampiamente presente e rispettata. Ecco, particolarmente suggestivo anche il modo di trattare così graficamente la figura del Cristo. Questo consente agli osservatori a grande distanza di cogliere la perentorietà dello sguardo, i grandi occhi, il naso ben disegnato che si congiunge alle sopracciglia, la bocca essenziale ma molto ben definita. Sono tutti elementi che dovevano servire a, o meglio, consentire una forte capacità di comunicazione dell'immagine nei confronti del devoto. Scusate, ecco qua. Ritorniamo un attimo all'immagine del Pantocratore per leggere insieme la scritta che è stata distesa proprio nella estradosso dell'arco davanti al Cristo. La scritta dice: Factus homo factor hominis factique redemptor iudico corporeus corpora corda Deus. La traduzione che potremmo fare è questa: come uomo, fatto uomo, sono stato creatore dell'uomo e redentore della creatura. Da uomo giudico i corpi come Dio giudico i cuori, che è insomma un forte richiamo al cuore della fede cristiana. E in ultimo, al di sotto, nella parte bassa dell'arcone, o meglio, scusate, del catino absidale, corre la scritta che dice: Attraverso me regnano i re. Che ci riconduce poi alla interpretazione che abbiamo dato del grande Pantocratore. Attraverso me regnano i re, è un'indicazione precisa del fatto che il potere sovrano deriva dal potere dell'imperatore universale, il Cristo, e non possiamo non immaginare che dietro questa indicazione e questa sottolineatura non ci fosse appunto Ruggero II. Passiamo adesso all'ultimo monumento che vorrei osservare con voi oggi, cioè al Duomo di Monreale. Monreale sorge molto più vicino a Palermo di quanto non sia quello di Cefalù.
pochi chilometri lo separano dalla città e anzi la zona absidale del Duomo in qualche misura domina tutta la Conca d'Oro di Palermo e la città, come potete in parte vedere da queste immagini. Del resto, questo è lo spettacolo che si apre sotto lo sguardo di chi sale fino a Monreale per ammirarne i monumenti. Il Duomo di Monreale è stato costruito per volontà del nipote di Ruggero II, Guglielmo II il Buono, il quale a partire dal 1172 dà inizio alla costruzione di un nuovo grande edificio destinato ad ospitare una sede vescovile, la cui amministrazione liturgica verrà affidata ai benedettini di Cava dei Tirreni. Come vedete, anche nel caso del Duomo di Monreale, l'intenzione originale dei progettisti era quello di far precedere la facciata da due torri campanarie. Quella di sinistra, però, non è mai stata terminata. E tra le due torri, nel XVIII secolo, è stato realizzato un portico di gusto tardo barocco, che insomma, in qualche misura, noi avvertiamo un po' come un intruso davanti a questa splendida facciata, nella quale riconosciamo, vedete, gli archi incrociati che già avevamo osservato a Cefalù e anche la particolare struttura dell'arco rialzato di tradizione araba, che sarà poi ripetuto anche come elemento architettonico all'interno dell'edificio. Oggi davanti al Duomo di Monreale c'è una grande piazza sulla quale si affaccia anche il fianco del monastero benedettino. Un tempo però davanti al grande Duomo si apriva in realtà un quadriportico molto ampio, cioè un grande cortile porticato che accoglieva e ospitava i pellegrini che arrivavano per visitare il grande edificio. Questo spazio, qui come altrove, era chiamato Paradiso ed è stato demolito invece per fare spazio a probabilmente in epoca tardo rinascimentale barocca per fare spazio a una piazza davanti al monastero. La zona architettonicamente più affascinante dell'esterno del Duomo è rappresentata dalla zona absidale, nella quale sono intervenute largamente maestranze di tradizione araba, che sono le autrici di questo meraviglioso corredo decorativo cromatico caratterizzato da strutture geometrizzate di archi incrociati e da intarsi di patere o di elementi che ricordano le patere medievali, intarsi realizzati con pietra lavica, mattoni e calcarenite in modo da creare questa varietà cromatica così affascinante. Qui vediamo il ritratto del committente del Duomo, Guglielmo II, appunto, è rappresentato, è raffigurato in un mosaico che era stato collocato sopra la cattedra vescovile all'interno del Duomo e come vedete Guglielmo è rappresentato mentre presenta il Duomo, il nuovo edificio alla Vergine e in effetti il Duomo di Monreale è dedicato alla Vergine Assunta. Questa è la struttura interna del Duomo, diversa da quella di Monreale, scusate, da quella di Cefalù, è anche più articolata. Anche in questo caso abbiamo una struttura longitudinale rappresentata dalle navate di tradizione occidentale, sul quale si innesta un complesso architettonico molto articolato che ha una sorta di struttura analoga a un transetto, ma che tale non è, piuttosto riconducibile all'immagine del titolo bizantino, al centro del quale, delimitato da serti murari, stava la zona presbiteriale,
la bima principale davanti al vero e proprio santuario con le tre absidi tradizionali del presbiterio centrale e delle due protesi e diaconico. Tutto il Duomo di Monreale, a differenza di quello di Cefalù, è rivestito da uno straordinario tappeto di mosaici. Sono oltre 6.400 metri quadrati di mosaici, la cui realizzazione ha probabilmente occupato un tempo relativamente breve, si calcola non più di una ventina d'anni, forse addirittura meno, di questo periodo, e naturalmente è coinvolgendo numerosi cantieri di mosaicisti che contemporaneamente lavoravano a questa impresa. Così come è stato portato a compimento tutto l'intento decorativo mosaico dell'edificio, altrettanto possiamo dire della coerenza architettonica che è stata accuratamente studiata e portata a termine, a differenza di quello che è avvenuto a Cefalù e forse anche sull'esempio di Cefalù. Infatti, vedete in questo caso gli archi trionfali che si succedono fino a condurci alla figura del grande Pantocratore sono tutti perfettamente leggibili e tutti riconducibili ad un criterio iconografico articolato e complesso che va dalla rappresentazione della Sofia divina nel primo arco trionfale celebrata dagli angeli in atteggiamento devoto, per giungere via via alla celebrazione della Chiesa dell'Antico Testamento, alla Chiesa terrena con la rappresentazione dell'Annunciazione che vediamo in lontananza, fino ad arrivare attraverso l'ultima campata del presbiterio con il trono dell'etimasia al grande Cristo Pantocratore, dominatore e signore universale. Ecco qui vi propongo un'altra immagine del ciclo di mosaici, in modo che possiate davvero percepire la grande estensione, la qualità altissima, poi entreremo meglio nel dettaglio di queste immagini e vi faccio notare anche come la parte bassa delle pareti dell'edificio siano state rivestite sul modello della Cappella Palatina a Palermo di lastre di marmo con decorazioni geometrizzanti ma anche antropomorfe in qualche misura di gusto arabo. Ecco, ancora qui un particolare, insomma, uno sguardo particolare alle colonne, 9 per lato, che dividono la navata centrale da quelle laterali. Sono tutte colonne monolitiche di spoglio, così come i capitelli, praticamente tutti di spoglio, e collocati però e utilizzati in modo molto sapiente dai costruttori della struttura architettonica. In particolare vi faccio notare come gli archi rialzati di gusto arabo siano perfettamente centrati sul pulvino, cioè su questo elemento di raccordo, e sulla colonna in modo da distribuire il peso verticale in modo efficace sulle colonne. Ecco di nuovo un'immagine ravvicinata della zona degli archi trionfali e del santuario dell'edificio. Il grande Cristo Pantocratore, iconograficamente, o direi formalmente forse, diverso da quello di Cefalù, più monumentale, ancora più esteso ad occupare uno spazio ancora più vasto del grande catino absidale, ma concepito evidentemente esattamente allo stesso scopo di quello di Cefalù, ripropone nei due colori della veste la condizione divina e umana del Cristo e nel gesto benedicente, che è anche una sollecitazione al silenzio, si rievoca la natura, doppia natura del Cristo e la condizione trinitaria della divinità. Il cammino di
formazione e di crescita interiore che i mosaici propongono all'interno del monumento. Ha il suo punto di partenza e di innesto nella figura del Pantocrator e si dispiega poi sulle pareti delle navate, del presbiterio, soprattutto della navata centrale, fino a giungere alla controfacciata, dove vengono collocati da una parte l'immagine tradizionalmente legata a quella del catino absidale, cioè la Vergine col bambino, e la vedete sopra il portale d'ingresso. Ma soprattutto vengono collocate le raffigurazioni degli episodi dell'Antico Testamento nelle due fasce superiori, nelle quali l'umanità ha rivelato la maggiore distanza dal momento della salvezza. Sono rappresentate le scene di maggiore allontanamento dell'uomo da Dio. Ed è interessante questa corrispondenza. Nel catino absidale, il Cristo, eterno imperatore dell'universo, e dalla parte opposta l'uomo che da questa condizione di relazione col divino si allontana. E quindi il visitatore che sta dentro Monreale dovrà percorrere ripetutamente, idealmente, naturalmente, le navate della chiesa, la navata principale della chiesa, per leggere nel dettaglio momenti di vicinanza e di allontanamento dal divino che l'Antico Testamento ci narra, per poi passare ad osservare nella zona del presbiterio il racconto della vicenda terrena del Cristo e infine, nelle zone absidali, riflettere e meditare sulla Chiesa terrena attraverso la rappresentazione dei santi. Quindi un progetto iconografico molto complesso, molto articolato, che si concluderà nelle navate laterali, nella decorazione delle navate laterali con la rappresentazione dei miracoli del Cristo. Ma vediamo adesso alcuni degli episodi, non ho la pretesa di naturalmente esaurire la conoscenza di questi mosaici, ma vediamo alcuni episodi. Innanzitutto vi faccio notare come nella navata centrale gli episodi dell'Antico Testamento siano rappresentati su due livelli. Si parte quindi nella lettura ideale dalla destra, dal primo pannello a destra più vicino all'altare della navata in alto, per poi, insomma, proseguire con questo cammino circolare. Si parte dagli episodi della creazione dell'universo fino ad arrivare nelle ultime scene in basso alla vicenda di Giacobbe e della lotta di Giacobbe e dell'angelo. Ecco, vi faccio notare la grande bellezza proprio formale di queste immagini nelle quali è stato dispiegato a piene mani l'uso di tessere vitre con l'oro, con il lapislazzuli, insomma, davvero una profusione di materia preziosa quasi irraggiungibile. In questo caso abbiamo rappresentati due episodi della creazione del sole, della luna, delle stelle da una parte, e dall'altra invece il momento del riposo divino dopo la creazione. È interessante osservare come l'aspetto di Dio sia qui riconducibile all'aspetto del Cristo. Da un punto di vista strettamente dottrinale, anche noi oggi, insomma, possiamo cogliere facilmente il senso dell'immagine, ma ancora più chiara doveva essere in epoca medievale questa immagine, quando ancora si sosteneva che il Logos che aveva operato nell'Antico Testamento per la creazione, non solo, insomma, il Logos che aveva operato dall'origine della creazione era il Cristo, era il Verbo. Ecco il perché di questa sovrapposizione di iconografia tra il Padre. Questo invece è un episodio successivo alla creazione, e lo riconoscete molto bene, si tratta dell'uccisione di Abele da parte di Caino. Anche qui grande, estrema sintesi nella definizione degli elementi
paesaggistici, giusto quelli essenziali a intuire che si tratta di un racconto terreno, ma una grande abilità nella rappresentazione dei gesti dinamici dei personaggi. Questa invece è la rappresentazione della costruzione della Torre di Babele, molto affascinante, molto articolata, riprende, tra l'altro ripete, elementi dell'architettura contemporanea. Siamo invece adesso all'interno della zona del Bima, della zona del santuario vero e proprio, e qui sono collocate le scene della vita del Cristo, con un esplicito quindi riferimento alla dimensione umana del Cristo e al Nuovo Testamento in successione all'Antico Testamento che era rappresentato nella navata principale. Siamo ormai quasi in conclusione. Nelle navate laterali sono rappresentati invece episodi dei miracoli del Cristo in particolare. Qui abbiamo a sinistra il miracolo della resurrezione della figlia del sacerdote e a destra invece il miracolo della resurrezione del figlio della vedova di Naima. Le due scene si trovano nelle navate laterali del Duomo. Ve le propongo per farvi osservare come sia molto evidente il fatto che maestranze diverse hanno realizzato le due scene e come però allo stesso modo come dire, una figura di coordinamento forte governasse tutto il processo di decorazione dell'immagine. Infatti possiamo osservare che le figure hanno le stesse dimensioni, che la struttura compositiva dell'immagine è molto simile, che i gesti sono riconoscibili e fra di loro si richiamano in modo che il lettore potesse con facilità, il devoto, riconoscere le immagini. Detto questo, soprattutto negli autori del mosaico di destra, sono state riconosciute maestranze che potevano provenire, che dovevano provenire da Venezia. E questo è molto interessante. Nella Monreale della fine del XII secolo operano mosaicisti che pochi anni prima avevano realizzato mosaici all'interno della Basilica di San Marco. Questo non solo sta ad indicare il fatto che le relazioni, i rapporti tra genti, culture, anche apparentemente molto lontani, erano davvero frequenti nella Sicilia normanna, ma sta ad indicare anche il fatto che in realtà noi dicendo che questi mosaicisti provenivano da Venezia, non stiamo dicendo che fossero mosaicisti veneziani. L'origine di questi mosaicisti in realtà ancora oggi non è chiara, quindi non è neppure escluso che maestranze orientali che avevano lavorato già a Venezia, siano confluiti a Monreale per lavorare accanto ad altri mosaicisti di estrazione di cultura orientale e maestranze mosaicisti di tradizione locale, perché alla fine del XII secolo in Sicilia maestranze locali avevano ormai raccolto l'eredità bizantina e se ne erano fatti portatrici. Ecco, chiudiamo con questa ultima immagine, vedete, con la pesca miracolosa che è collocata all'interno del santuario. Grazie per l'attenzione.